Cari amici e amiche di Light Channel, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma Il Buongiorno si vede dalla Bibbia. Oggi è un giorno speciale, è il giorno di riposo, e infatti oggi è sabato 2 aprile. E come di nostra abitudine, il sabato commentiamo sempre un passo della Bibbia tratto dal libro dei Salmi. Quest'oggi vedremo i primi 5 versetti del Salmo 130. O Eterno, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Ma presso te v'è perdono, affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. L'autore non c'è noto, non sappiamo chi abbia scritto questo salmo. È un salmo che veniva cantato nei momenti di pellegrinaggio, questo sappiamo. La nostra condizione qui oggi sulla terra è una condizione di pellegrini. Siamo in viaggio, in attesa della terra promessa, del regno di Dio. Vediamo allora in questo viaggio quali sono i sentimenti che l'uomo attraversa durante questo lungo percorso. Il Salmo si apre con un'esclamazione. O Eterno, io grido a te da luoghi profondi. C'è un grido, di solito si grida per farsi sentire, di solito si grida quando c'è un forte dolore, un dolore straziante. Di solito si grida quando siamo arrabbiati. Insomma, quando l'uomo grida, ci sono anche, ecco stavo per dimenticarlo, anche un grido di gioia pure. L'uomo grida quando vive una forte tensione emotiva. E questo grido è forte perché l'autore dice io grido da luoghi profondi, perché mi sento in una situazione veramente disperata che mi dà la percezione di essere distante da te. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. L'Eterno non solo è in grado di ascoltarci quando noi gridiamo, anche se fossimo nel luogo più remoto della terra, ma l'Eterno può molto di più. L'Eterno legge nei nostri pensieri. Ma è bello questo salmo, questo modo di esprimersi così poetico, perché ci fa sentire molto vicini all'autore. L'uomo quando è veramente afflitto e affranto da delle situazioni che lo fanno precipitare nello sconforto più assoluto, sente quella sensazione quasi di impossibilità di essere ascoltato da Dio. Ci è capitato nella nostra vita, sicuramente, è capitato anche a me. E quindi sapere che già più di 2000 anni fa, quando è stato scritto questo salmo, qualcuno ha provato le mie stesse emozioni, le nostre stesse emozioni ci fa sentire confortati, perché non siamo gli unici talvolta a vivere appunto queste circostanze. Poi è molto bello, si riconosce come peccatore il salmista e dice: Signore, se tu tenessi conto del fatto che io sono peccatore, se tu tenessi conto che tutti noi siamo peccatori, chi potrà essere ascoltato? Chi potrà essere preso in considerazione da te? Chi potrà reggere? Questo è il verbo che viene usato di fronte a te. Ma io so, vuole dire l'autore, che presso di te vi è perdono.
Accostiamoci al Signore per ricevere il perdono. Che sia questa nostra giornata di sabato una giornata in cui io mi auguro possiamo elevare al Signore grida di gioia. Ma se c'è qualcuno in ascolto che invece ha il cuore triste, come lo aveva la mamma di Samuele quando si recò al Tempio e pregava in lacrime, perché può succedere di recarsi nella casa del Signore afflitti. Non è un qualcosa di sbagliato. Il Signore ci vuole accogliere nella gioia e nella sofferenza. Il Signore è pronto appunto a dare consolazione. La casa del Signore è una casa in cui il Signore comprende la sofferenza, perché Egli stesso l'ha vissuta qui quando era sulla terra. Bene, dicevo, che possa essere questo un giorno in cui il Signore possa dare ascolto alle nostre supplicazioni, che il Signore possa dare la risposta alle nostre preghiere, che veramente oggi possiamo percepire che il Signore ci sta parlando, ci sta dicendo qualcosa, e che possiamo sentire la pace nei nostri cuori, la pace speciale, quella pace che ci viene data soltanto quando avvertiamo di essere perdonati. Presso di te vi è perdono, Signore. Buon sabato a tutti. Amen.